grande metafora di quello che oggi non soltanto l'ideologia comunista, ma forse l'ideologia, il pensiero, la figura della politica oggi, ecco, la figura del leader politico. E quindi il fatto della possibile sostituzione, ecco, simulazione e sostituzione di uno con l'altro. E quindi la storia del dottor Mishkin, che tra storia reale, vera, e storia inventata, quindi di invenzione, è stato l'imbalsamatore, lo scienziato che ha lavorato sulla salma di Lenin, è conservata tutt'oggi, e con una storia così di invenzione, appunto con un coup de théâtre, c'è l'idea che il dottor Mishkin sbaglia, fa un errore di formulazione chimica di tutti gli ingredienti dei sieri che deve iniettare nella salma di Lenin, e quello che produce non è un'imbalsamazione, ma l'effetto contrario, una evaporazione del corpo. Un amico scultore e un suo amico invece contadino, riuscimmo a creare un calco, quindi un negativo, e con tale negativo siamo riusciti a ricostruire.